Italia, bella, io ti voglio bene. Non hai l'oro né diamanti né petrolio, però, ciò che hai tu è tutta la mia necessità la mia necessità ma dimmi bemi i tempi o oh, Gigi, ma che dici che di? e pensa a quel che mi riordo di omera prima d'ora a quel che era com'era, a quel che non funziona più e al perché non funziona più e cosa ti riordi? Cosa ti viene di riordà? Eh, a che bersole hai anche i giorni? Alle amminate in der viottolo lunghera, dove mi soffermavo a guardare chi pescava in quella bell'acqua chiara, piena di pesci, E poi quando arrivavo vicino al forno di sul ponte, quel bello dor di pane, alla sirena della Piaggio che si sentiva suonare alle cinque insieme alla lampana dell'orologio di piazza del Crocefisso. E poi le biciclette di egli tornavano dalla piaggio che sferzavan per le vie. Quante biciclette! Nel corso c'era il doppio senso di circolazione. Si poteva andare su su in giù. O racconta gigi un po' come era prima d'ora. Sì, quando ero bimbo, io le giostre, l'autoscontro, i bolidi, i baracchini del tirassegno il tiroacerchi, il cazzottone, erano tutti in piazza Garibaldi. Il venerdì, il mercato era del corso, in piazza del Duomo e la Misericordia piazza garibardi e in sul piazzone anche le poste erano sul piazzone dove era anche il consorzio agrario poi le poste si spostò in via primo maggio in via ragnarigotti c'era allora si chiamava selt valdarno che sarebbe diventata poi l'enel i carabinieri lo sempre conosciuti lì in via lotti in via Dante c'era la Teti, dei telefoni, poi è diventata SIP, la Telecom di oggi, via per intendisi. O oh Gigi, secondo te cos'è che prima funzionava meglio? Ma, o oh bimbo, le cose cambiano non sono più quelle di prima. Arzio che quel che cambia fa cambiare anche tutto quel che ci ha attaccato. Magari migliora quel che si voleva, ma fa cambiare e non si sa se è meglio o peggio quel che ci ha attaccato. Ti dico, l'industria e i macchinari hanno fatto risparmiare fatia alla gente, ma hanno fatto anche diventare l'acqua dei fiumi imbevibile, come fosse in fogna e cielo aperto. E poi hanno anche impestato il mondo di troppa roba. O lo vedi, da tanti avanzi gli è diventato un gran sudiciumaio. Prima tante cose funzionavano e tant'altre gli erano da cambiare. Oggi tante cose funzionano e tante a cambiare. Al che chi si è abituato a quel che si è abituato. A riadattarsi al nuovo è una fatia che non tutti ce la fanno. E a questo è più esposto chi è già nella terza età, perché deve buttare via il vecchio per il nuovo. O allora, e come si fa a parlare, a ragionare, dire che non si conosce? Cioè, giri. Come fa un giovane d'oggi a svolgere un ruolo amministrativo e decisionale? Lo sa mia quanto tempo avanzava la gente 60 anni fa. Un la sa mia la differenza di osa andava meglio e di osa andava peggio. Oggi un giovane si forma in un mondo dove il tempo non basta per tutti gli impegni. È logico che quel che organizza è filtrato in dei modi in in come si è forgiato e che sicuramente non sono le solite che hanno forgiato l'anziano la vita di 60 anni fa era sicuramente meno fitta di tutte queste cose che riempiano il tempo e fanno anche esasperare e inceppare lo spirito e la gente dirigenti o no Cambia, migliora, migliora, cambia. Secondo me sono due parole che bisognerebbe pigliarle o le molle, specialmente quando un si sa quante cose vadino a cambia. Quel povero contadino che c'è le sue bestie e che ritornà da ampia lavorà, una volta entrato in casa gli era stanco figurati se andava a immaginare l'industria col mondo tutto al sudicio il computer la moglie che sarebbe andata a lavorare fuori per uno stipendio e che poi quando torna a casa è stanca anche lei e che fra tutti e due non si facesse altre che l'ETA perché siamo tutti e due stanchi e così via vedeva quello lì che stava bene aveva la macchina il vestito pulito e improfumato, i sordi in tasca per andarsi a sollazzare, che si durava meno fatica a lavorare alla piaggia che ne ampi. Bah, che poteva pensare? Cari mi vacche, vi voglio tanto bene, ma domani vi porto l'armacello e mi fo da due sordi. Addio, campi del grano, vigne, polli, nane, gatti. Cane, peore, forno e anche il maiale. Vu via dalla campagna. Von Fabria alla piaggio o alla oran Comune. In città si sta più bene, qui non ci ritorno più. Un'endata mia a immaginare che questo era un inizio di un sistema che in pochi anni avrebbe portato al caos. Alla saturazione delle offerte dei mercati, alla spremitura dei cervelli dei politici per inventare regole, accordi di mercato che andassero a mantenere di poter continuare a produrre e vendere per mantenere il progetto del nuovo tipo di lavoro del consumismo, che a questo punto. Un nasceva più dalle necessità misurate da un sistema semplice, millenario o un Qui bisognava studiare bene se il cambiamento avrebbe dato più miglioramenti o peggioramenti. E forse il primo errore fu fatto proprio qui. Hm, se poi di errore si vuol parlare, l'errore del governo che dava dei soldi a quei contadini che a essi in volontà di disfassi della stalla, della vigna. Questo per incrementare l'industrializzazione. E ora l'ultimo cambiamento ci si impone con l'incremento del computer. Ma che credi che sia tutto un miglioramento? <ride> Sono tutti antrufolassi del settore. Chi lo studia per impiegarlo? viene subito accalappiato da chi ha sordi per finanziare una ricerca di impiego le macchine vanno computerizzate la medicina viene sempre più computerizzata le amministrazioni pubbliche obbligano a rapportarci col computer <ride> e anche qui piano piano ino ino ne tocca sempre il cittadino perché tanto il tempo gli è sempre a cario suo. <ride> un tempo c'era il telefono e parlavi con qualcuno che ti ascoltava. Oggi non ti ascolta più nessuno. Sei obbligato a fare la mail che si pronuncia mail e si scrive mail. La file e la ricevi. Non tratti più con nessuno. Avrai se avrai una risposta alla mail e anche questo ambiamento non ti crede che non abbia i suoi collegamenti che si vanno a ceppare, le cause legali vengono discusse in analisi computerizzate siamo tutti schedati in una banca dati e tutta una orsa antrufolassi in una possibilità di sfruttare un altro ambiamento Er per giovane magari anche futuro istitutore che ci si trova in mezzo un lusamia che il mondo contadino aveva soltanto il problema di alleggerirsi la fatia il giovane governante inventa la legge sull'obbligo di portare casco sull'obbligo di tenere i fari accesi durante la marcia sull'obbligo della tracciabilità computerizzata su quel che il mondo d'oggi è costruito e allora oggi. E allora bisognerebbe tutti voler seguire la vita come un viaggio in una via del tempo, che attraversa tutti i paesaggi e bisogni dei momenti quotidiani, che sabbia vive senza sciupaposti che via via si trova. Tutti i posti e le cose che si trovano in questa via viene tutti belli. Bisognerebbe anche un aver bisogno delle leggi umane per far funzionare bene il nostro viaggio, perché anche le leggi sono regole imperfette che per farle funzionare bene andrebbero sempre singolarizzate, se no qualcosa sciupano sempre. E siamo talmente tanti che senza regole non si può andare avanti. Eh! Se nel viaggiare trovi qualcosa che non ti garba, di sicuro è perché qualcuno l'ha sciupata. O con le regole, o con l'intervento, di sicuro è l'uomo che ci ha messo le mani. Perché nella vita quel che trovi è tutto bello. <ride> se non ti dispiacerebbe neanche andare via. Quando possa arrivare in fondo a un viaggio, se è finita la pittura, il nostro quadro della vita. Tutto il che si è fatto gli è il quadro. E è giusto che venga dietro a noi. È nostro. Ognuno al suo. Viaggiando se lo dipinge. E quando gli è finito se lo porta a un sé. In terra, che si ripiglia tutto. La mamma della vita biologica. Tanto tutto è suo, eh. Oh Gigi. Se qui ci fosse stato il nostro amico Moreno, siuro avrebbe detto Bevi meno. Il tempo ha un suo passo per tutte le cose della Terra. Il tempo è la strada della vita. Quella strada che, che ogni uomo ha da percorrere, tutto quello che farai e che incontrerai sarà Sarai il quadro tuo, il quadro della tua vita, del paesaggio della vita.